Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Richard, welcome. What does it mean for your career being here in Bologna? Cosa significa per la tua carriera essere qua a Bologna? It's for sure, it's a big step for me. I mean, it's kind of a dream. I've been in Euroleague already, so I was here. Now I'm again, I have a second chance, and knowing Luka and everything, the system, and it feels good to be here, actually. And yeah, I'm just really excited to be here, and I'm just gonna do my best. È una grande opportunità per me, ma anche un onore essere qui. Sono già stato in Eurolega qualche anno fa, adesso torno qui per provare a dare e fare il mio meglio. Sono pronto per questo. Tomorrow you get your debut soon against Bayer, mm-hmm, in Euroleague. What do you think about it? I mean, for sure we watch the film, we know what we have to do, what we did first game wrong, and we have to fix our mistakes, we have to play our game, and the fans gonna help us for sure, and I can't wait for my first game, not gonna lie. It's gonna be hard to go to sleep tonight. Sì, abbiamo visto il video della partita contro il Bayern, della prima partita di andata contro il Bayern Monaco. Sicuramente abbiamo fatto degli errori che domani sera dovremo migliorare, poi anche il pubblico, i tifosi, speriamo che ci diano una mano per appunto approcciare la partita nel migliore dei modi. Riccardo, immagino che tu abbia seguito il cammino della Virtus sorprendente quest'anno e soprattutto vedere Luca Banchi, che già conoscevi, che effetto ti fa? I think you should have followed Virtus path this season in Euroleague, and knowing Luca Banchi, how it is to work together now in Virtus? I mean, of course I watched the games, I watched kind of all the Euroleague games. I had a lot of time, I just play once a week, so I had a lot of time during the week. So I saw a lot of games, and I follow Luka all the time, and I mean, it's nothing new for me actually, because we've been together in the national team for, I don't know, two, three years, so it's nice to be here. It's nothing like new, and it's just about, I have to learn about the teammates, what they want me to do, and how they're running, and more or less it's easy to transfer here, and it doesn't bother me at all, so it feels nice to again be together with Luca. Fino ad adesso, giocando una partita sulla settimana, avevo tanto tempo e guardavo ovviamente soprattutto le partite di Eurolega, e quindi anche quelle della Virtus e del coach, e quindi non è per niente nuova per me questa situazione con lui, essendo stato per 2-3 anni allenato da lui con la nazionale. Il mio compito adesso è imparare più che altro dai compagni quello che la squadra ha bisogno da me e quello che il coach ha bisogno da parte mia, ma appunto lui lo conosco molto bene, è bello essere qui con lui e non c'è niente di nuovo con lui, perché appunto sono stato abituato bene da lui negli ultimi anni in nazionale. Watching from outside, in your opinion, which was the main strength of this team? And now that you have joined the team, which is the main strength? I mean, it's not just one thing or two things. It's all together. There is no like one or two guys. It's a really team, and that's, I know from the national team, that's how Luka wants it. Like, that's his system, that there is no one main guy or no two main guys. So of course, obviously, we have a lot of star players, and it helps us. But we playing like all together, and that's our goal, to go get to play together and win the games together. So that, I think that's our strength. Non penso ci sia uno o due aspetti, punti di forza di questa squadra, perché essendo abituato appunto al sistema di gioco di coach Luca Banchi, lo utilizzava anche nazionale, lo utilizza anche qui, si gioca di squadra, non ci sono uno o due go-to guy. Certo, ci sono sicuramente dei giocatori di esperienza, dei giocatori di talento, però appunto la squadra per adesso ha sempre vinto di squadra appunto, e non con un solo protagonista, ed è quello che appunto richiede il sistema di coach Luca anche in nazionale. You talked about continuity between, you know, the adventure of coach Banchi in the Latvian national team and here in Virtus, but despite being here only for just a few days, have you felt any kind of differences between his approach as national team head coach and coach of a club in Virtus? I mean, to be honest, I just saw
not too many things, but from now on, I don't see many differences. Of course, it's a club and national team is two different things, and here is everything. The games is like all the time. Now in January we have two double weeks in a row, so it's three games a week, and of course it's here is more about individual stuff. In national team you can prepare more, but pretty much the system what we play in and the attitude and what he wants is pretty much the same, and yeah, I don't see any big differences. You know, there are just details, of course, because it's a club and it's a national team, but in general it's pretty, for me, I feel the same. If I close my eyes and I think about it, it's the same. So sì, non ho visto grossissime differenze, ma semplicemente per il fatto appunto che sicuramente sono passati pochi giorni fino ad adesso, e sicuramente come si preparano le partite è diverso rispetto alla nazionale, perché la nazionale hai più tempo per preparare le partite, qui è più una cosa magari individuale di preparazione a partite. Per esempio adesso nel mese di gennaio abbiamo due double week, quindi abbiamo poco tempo per prepararle, quindi ecco solo questa differenza nell'approccio anche del coach, ma in generale non ho visto particolari differenze. Dal punto di vista fisico come ti senti, visto che hai anche avuto un grosso infortunio, hai giocato comunque in Turchia, e se ti preoccupa giocare due volte a settimana? From the physical point of view, how do you feel? You feel fit, you suffered a big ACL injury last season, and do you feel worried about playing more than once a week from this kind of view? No, I'm not worried at all, I'm feeling great, I'm pretty much in perfect shape, so my knee is feeling good, and of course it's gonna be different, I have to use it, but I have to understand too that I'm not gonna play 30-35 minutes like I play in Turkey, so it's all right. Like one game you play more, one game you play less, that's why we have a 15 squad guys like team, and you know, it's different here, so you just have to do little things by little and prepare your body for whatever it is, for 2 minutes, 1 minute or 20 minutes, so. But in general I'm feeling really great and it doesn't bother me at all. Sì, allora in generale mi sento molto bene dal punto di vista fisico, non mi preoccupa il fatto di giocare due partite più di una volta a settimana, perché appunto siamo una squadra di 15 giocatori, quindi di fatto ci possono essere partite in cui giochi 20, partite in cui giochi 25 minuti, partite in cui giochi 10 minuti, sicuramente è una situazione diversa da quella che avevo in Turchia, dove magari giocavo 30-35 minuti a partita, però sicuramente è una cosa che non mi preoccupa, mi sento bene fisicamente, devi solo preparare il tuo corpo proprio per questa tipologia di stagioni in cui appunto ci sono partite in cui giochi di più e partite in cui giochi di meno. Come porterai la squadra? Would you add that to the team from on the court? What you mean? What can you? What can I give? Yeah, what can you? I mean, me and Luca talked about it, and it's not like I have to change something here or do something special. I just have to play basketball, bring my positivity and like my energy, and because everything is fine here, it's not like I have to do something extra, and you know, I just have to be me with personality, I have to understand what teams needs, and that's it pretty much. I just have to play basketball and give everything like inside me to the guys, so. Beh, qui le cose per adesso stanno andando bene, quindi non devo aggiungere niente di speciale o di diverso, devo semplicemente dare una mano alla squadra, una mano all'allenatore in base a quello che mi chiederanno di fare, sia l'allenatore che i miei compagni di squadra, però ecco, in generale non arrivo in una situazione in cui magari ci sono dei problemi e devo aggiungere qualcosa di particolare, perché appunto fino ad adesso tutto è andato per il meglio. You're now the fourth Latvian player in the Italian League with Grajulis in Trento, Strelnieks in Scafati and Stratins in Tortonia. Have you reached out to them before coming here to Virtus about the level of the championship and stuff like that? To be honest, we on touch all the time, but I didn't ask like, is it worth to come here or how is here and everything. So if the Virtus wants me, I'm coming here no matter what everyone else saying. So, but yeah, we on contact all the time, and I know the league, and yeah, we talked about it, and yeah.
Sì, sono sempre in contatto con gli altri giocatori lettoni che giocano in Italia, però detto sinceramente, quando la Virtus mi ha chiamato non ho avuto bisogno di chiedere niente a loro perché sono venuto qui senza chiedere niente, però comunque sia anche dopo il mio arrivo qui alla Virtus ci siamo sentiti, abbiamo parlato di questo, però ecco, non ho chiesto nulla. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.